È stata celebrata ieri ad Ancona la giornata delle Marche, giunta alla sesta edizione. Tra i premiati l'imprenditore Gennaro Pieralisi e l'ambasciatore cinese in Italia Ding Wei, che ha subito una contestazione. Il servizio è di Guido Pelloni. Si rafforzano i nostri legami con l'Oriente e abbiamo dati concreti. Le imprese che hanno fatto internazionalizzazione in Asia presentano bilanci molto positivi. È una strada che può essere d'esempio per altre aziende. Sono le parole del presidente della regione Gianmario Spacca alla giornata delle Marche che si è celebrata alle Muse di Ancona nel nome di padre Matteo Ricci, di Giovan Battista Pergolesi e dei 40 anni dell'ente regione. Assegnato il premio Valore Lavoro alle 10 migliori pratiche aziendali sulla sicurezza del lavoro. Il marchigiano del 2010 è l'imprenditore jesino Gennaro Pieralisi, che ha ricevuto il Picchio d'Oro, un'opera realizzata da Arnaldo Pomodoro. L'ambasciatore cinese Ding Wei ha ritirato il premio del presidente della regione alla città di Macao, ultima tappa della grande mostra itinerante su Ricci in Cina. Le Marche, ha detto l'ambasciatore, sono una regione aperta e portata all'esplorazione. La giornata si è conclusa con il concerto dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro Cheng Chao. E proprio alle Muse è stato contestato l'ambasciatore cinese. Il consigliere regionale del PDL Giancarlo Danna ha stigmatizzato il fatto che si continuasse a parlare delle relazioni con la Cina proprio nel giorno in cui è stato consegnato il premio Nobel a Liu Xiaobo. L'intellettuale cinese è in prigione e a nessun familiare è stato concesso di ritirare il premio. Periodo di crisi